è stato un uomo, un cittadino, il sindaco di Arezzo che ha lasciato la sua impronta, il suo segno. La città deve silenzio, riconoscenza e memoria. Laureato in ingegneria a Pisa, ha progettato importanti opere in Italia e all'estero, Kenya, Svizzera, Sudan. Luigi Lucherini era prima di tutto un ingegnere stimato. Dal 1986 al 1995 è stato presidente del Sindacato Nazionale Ingegneri. Sindaco di Arezzo, il primo di centrodestra dopo 54 anni di governo della sinistra, dal giugno 99 al giugno 2006, anno in cui il secondo mandato si interrompe prematuramente per le ormai note vicende giudiziarie legate a Variantopoli, che non scalfiranno però la stima degli aretini per il loro sindaco. Beh, per me è stato un maestro sempre, aveva sempre qualcosa da insegnare. Non c'è niente della sua Arezzo che non abbia scordato qui, i suoi monumenti, la sua storia, i suoi grandi personaggi che ha portato ad Arezzo, sempre solo per Arezzo. Un politico lungimirante che aveva un'idea precisa sullo sviluppo di Arezzo. Non ho conosciuto un aretino più grande, innamorato della sua città, innamorato degli aretini, per quanto sembri strano. Ricordo l'inaugurazione delle scale mobili che alla campagna elettorale successiva qualche partito voleva demolire. Questo dà l'idea, credo, della miopia degli aretini e di una classe politica che sicuramente non ha brillato. Sua l'idea di realizzare un outlet che poi sorgerà a Foiano della Chiana nell'attuale area ex Lebole. Perché hanno raccontato balle allora, dicendo che a un certo punto questo insediamento avrebbe sconvolto il tessuto, diciamo, commerciale aretino? Hanno fatto di tutto per portare avanti quello di Foiano. Non mi risulta che a Foiano oggi si dica che questa outlet abbia distrutto il tessuto commerciale di Foiano. Nel 2011 ritenta l'ascesa politica ripresentandosi alle amministrative con la lista Progetto per Arezzo, tra i primi e più convinti sostenitori di Alessandro Ghinelli, suo assessore all'urbanistica, attuale sindaco e praticamente un figlio putativo. Qui, in una nostra intervista, nel momento dell'insediamento del secondo mandato Ghinelli. Beh, ma il fatto è che io stimavo quest'uomo già prima ancora che io diventassi sindaco. Ma te eri il babbo dei miei amici, più sì, che altro. Sì, esatto, è vero. Io praticamente consideravo te come un figliolo, perché essendo amico di Marco, evidentemente andavi in barca insieme, avete fatto una vita giovanile anche abbastanza brillante, no? E chiudiamola lì. È un piacere e un onore avere un sindaco di questo livello. Io l'ho sostenuto davanti a tutti e continuo a considerare che a un certo momento è un'occasione non tante volte ripetibile, perché insomma per arrivare a fare il sindaco di una città come la nostra richiede un'esperienza professionale, richiede una saggezza amministrativa. Tutte caratteristiche che uno come lui, professore universitario, grosso professionista, non può non avere. È una continuità dell'amministrazione Lucherini che si avvaleva come assessore ai lavori pubblici questa persona. Migliaia i messaggi arrivati alla famiglia di persona, ma anche attraverso i social network. Luigi Lucherini era il sindaco di tutti. Salutava allo stesso modo la donna delle pulizie come il console, e questa era la sua caratteristica, la familiarità che aveva con tutti. Credo che questo sia il ricordo che più porteranno gli aretini nel cuore.